Lasciamo queste immagini, torniamo sui quotidiani, la rassegna stampa, il prossimo giornale alle 8. Grazie Valentina, passiamo per Milano però. Filippo, buongiorno. Buongiorno Roberto. Ti vediamo con le carte in mano, eh? Ti vediamo sì, con le carte in mano. Adesso sono pronto a darle. No, mi rimaneva un dubbio guardando le immagini della Dakar Race. Ma perché continuano a chiamarla Dakar se la fanno in Sud America poi? Tu l'hai capito? Non lo so, guarda, però no? Filippo mi viene da dire come... Tu cambieresti il nome alla Nutella, tanto per fare un nome di un marchio famoso e tutto. Certo, no, no, assolutamente. Che però, insomma, è la cosa che disse Sposetti, peraltro, quando nacque il PD, non si può cambiare il nome alle feste dell'unità. Fatto. Infatti. Esatto. Era un brand che funzionava, quindi cambiamolo. Allora, ho detto brand, mi scuso con i telespettatori. Siamo pronti a dare le carte. Eccoci qua, Roberto. Abbiamo, come al solito, il gioco delle tre carte che diventa un po' più complesso e un po' più complicato. Allora, guarda qua, fino a ieri avevamo il modello del sindaco, avevamo il Mattarellum, avevamo lo spagnolo e adesso è arrivato, voilà, l'Italicum, il nuovo modello elettorale, quello che probabilmente, no, questa è la luna nera, non c'entra niente. Tienla sempre di conto però, Filippo. Quella sta sempre pronta ad apparire perché potrebbe essere il terzo incomodo. Allora, che cosa succede? Dallo spagnolo si è arrivati all'Italicum. Ieri sera Renzi ha avuto il via libera in direzione del PD, nonostante insomma qualche defezione, il presidente Cuperlo che se n'è andato, e a questo punto dovremmo abituarci a pensare con l'Italicum, anche se molti nostri ascoltatori alla radio si sono lamentati soprattutto di due cose. Ecco, quali, Filippo? Vediamo se tornano con quelle che sottolineano alcuni costituzionalisti o con quelle che sottolineano, che sottolineava ieri Cuperlo. Io credo proprio di sì, Roberto, perché la luna nera di questo sistema elettorale per i nostri radioascoltatori sono soprattutto le mancate preferenze, cioè il fatto che non ci siano le preferenze nell'Italicum, cioè tu non puoi scrivere sulla scheda il nome di quel candidato che vorresti, ma devi accettare il listino pre-bloccato, anche se corto, anche se piccolo, però lo devi accettare. E poi un forte premio di maggioranza, un premio di maggioranza del 18% per arrivare dal 35 al 53, ad esempio. Ecco, questo premio di maggioranza così forte non è ben visto, non è ben voluto dai nostri radioascoltatori. Sono un po', credo, le stesse cose che, insomma, dicono molti commentatori sui giornali di oggi. Sì, no, dicono alcuni commentatori, sono alcune delle cose che sottolineava anche Gianni Cuperlo ieri, sono i dubbi aperti, anche perché è vero, se si resta sotto soglia, cioè sotto il 35%, poi c'è un secondo turno, significa però che basta prendere il 30% al primo turno per poi, magari vincendo il secondo, andare a prendere il pacco dono totale, diciamo, la lotteria, come ha detto Ainis, come ha scritto Ainis, della maggioranza assoluta. Sul Corriere di oggi, sì. Sai, io credo che sul doppio turno in realtà la gente sia anche molto favorevole. Cioè, come il sistema del sindaco, se ci si scontra in 10 per fare il sindaco di una città, poi i due che hanno preso più voti vanno al ballottaggio, lì si vota e chi diventa sindaco è sindaco di tutti. Certo. E quello è un sistema che ormai funziona e funziona molto bene nelle città italiane. E dà le preferenze, così incidentalmente, a quelle preferenze, certo, che adesso certo, non... Certo, e il problema è, se non si va al ballottaggio, cioè se io non devo andare al ballottaggio e con il 36% dei voti automaticamente passo al 53%, quello dà fastidio a molti elettori, perché sembra un po' una forzatura. Allora io dico, ma andate comunque al doppio turno, se nessuno arriva al 50%, ma che vi costa? No? Sarebbe molto meglio, è già entrato nell'abitudine degli elettori il doppio turno con l'elezione diretta del sindaco. Hai detto una cosa molto giusta, Filippo, la sensazione è che questa... Per sbaglio. No, la sensazione è che poi magari si voterà con la sensazione con la voglia di evitarlo il secondo turno, perché insomma non necessariamente, anzi quasi mai, si può far di conto con quello che è successo prima rispetto ai nuovi meccanismi elettorali. Quindi questo è un sistema ipermaggioritario e in qualche modo sarà un sistema anche che va, anche se magari ad Alfano questa cosa non piace o dirà di no, che va a premiare due partiti, questo è, o tre, sì, che siano, insomma, sì. Comunque si catalizzerà su di loro il voto.
quel tetto al 5% su scala nazionale è veramente molto alto ed è secco, non è come era nel Porcellum. Il Porcellum era 4 per chi era fuori dalle coalizioni. Dentro finiva 2 o anche sotto il 2% se c'erano più partiti sotto quella soglia. Sì. C'è un recupero che premiava i micro partiti. Questo qui è secco. Esatto, è molto secco. Poi che questo possa tradursi in governi più stabili è tutto da vedere, perché magari poi ci sono le scissioni nei partiti. Qualcosa ne sappiamo, diciamo, anche col Mattarellum, che poi è un sistema molto maggioritario. Ebbene sì, ce lo ricordiamo. Insomma, di questo abbiamo parlato pochi minuti fa anche con Lucia Annunziata. Lei confermava sostanzialmente un'impressione. Diceva, se il progetto di Renzi, se questa proposta passa, allora le elezioni si allontanano e di tanto. Se invece salta il banco sulla legge elettorale, si va a votare subito, a maggio. Col proporzionale, che è la luna nera di cui prima, Filippo. Eccola qua. No, c'è anche un'altra cosa che abbiamo sottolineato in apertura della rassegna, che la profonda sintonia ce l'ha avuta più con Berlusconi che con Cooperlo, Matteo Renzi. In questi giorni, in queste ore sicuramente sì. Volevo ringraziare la produzione perché hanno fatto uno sforzo in tre dimensioni veramente incredibile. Sì, anche perché visto che erano tre le proposte, da quelle tre non si usciva, immaginare poi ce ne sarebbe stata una quarta non era facile. Sì, infatti, però grazie sempre ai mezzi che Mamma Rai ci mette a disposizione. È veramente complessa la situazione, bisognerà aspettare ancora qualche ora per capire dove andremo a finire. Pronto, Dimitri? Lo so. Anche lì da voi. Sì. Dimitri sa che oggi è l'anniversario della scissione di Livorno? E purtroppo. E infatti mi stava dicendo. Infatti è un giorno triste per lui. Come triste? Dovrebbe essere un giorno felice per lui. Felice dall'altro, però lui era per l'unione proletaria. A prescindere. Va bene, Dimitri, dammi il satellite, dai. Lascia perdere. Dai, va bene, poi ne parliamo. Te lo saluto, come sempre. Ciao, grazie, ciao. Un saluto da Dimitri per Roberto. Allora, andiamo subito da Cinzia Poli con le X-News. Oggi ancora una località segreta di quelle molto nascoste, molto difficili da trovare. Proviamo, vediamo. Sì, buongiorno. Oggi abbiamo le News for Dummies. Notizie per gente davvero dura. Trovata una cimice in una poltrona del presidente della regione Lazio, Zingaretti. Spiegare che, dopo quello che aveva sentito con la Polverini, l'hanno scoperta perché adesso russava. Victoria Beckham, in un'intervista a Vanity Fair, rivela: non sarò mai più una Spice Girl. Chiarire che si tratta di una rassicurazione. Se passa un emendamento alla Camera, dovrà esserci almeno il 20% di succo d'arancia in una bibita perché si chiami aranciata. Specificare quanta percentuale di sinistra deve esserci nel centro-sinistra perché si chiami PD. Avete già pronta la grafica in alta definizione, eccoci qua. La proposta di Renzi è il doppio turno. Ora tocca 20 anni a me, poi ancora a lui. News for Dummies, chi le capisce è bravo. Grazie, a voi la linea. Grazie Poli, ma non era in quel senso il doppio turno. Vabbè, diciamo, non sono due turni. L'alternanza è un pochino più ristretta nei tempi. Vabbè, buongiorno al giudice. Buongiorno. Arrivo subito da Artemagni, che poi parleremo anche d'altro evidentemente oggi. C'è Paolo Cappelli. Perché cos'è che tiene su l'economia italiana? È l'export. Però c'è un export, Paolo, molto particolare, vero? Che non riguarda il nostro paese, fortunatamente. Non riguarda l'Italia direttamente, anche se forse indirettamente anche l'Europa è coinvolta. Andiamo su un'immagine che abbiamo visto nei giorni scorsi anche su alcuni quotidiani italiani, Piazza Tiananmen a Pechino, il tramonto virtuale, mentre i livelli dei valori delle polveri nocive raggiungevano e superavano di 26 volte la soglia di rischio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi veramente preoccupanti. Adesso, dice il New York Times, oggi come altri quotidiani americani, uno studio dell'Università della California, realizzato in realtà in cooperazione con alcuni scienziati cinesi proprio di Pechino, dice che dalla Cina gli Stati Uniti importano non soltanto merci, ma anche inquinamento, perché per il gioco delle correnti
ci sono dei fattori di inquinamento dell'atmosfera che arrivano fino agli Stati Uniti. A Los Angeles, ad esempio, si è calcolato che nell'arco dell'anno ci sia un giorno in più di smog oltre i limiti, proprio in conseguenza degli ossidi di azoto e di monossido di carbonio emessi in Cina per produrre i beni, molto spesso peraltro prodotti dalle grandi compagnie americane. C'è meno inquinamento sicuramente di quello denunciato dal New York Times in Australia e a Malibu, dove viveva il proprietario di questo gatto. Ve lo facciamo vedere perché è uno dei filmati più curiosi su YouTube. Che un po' mi ricorda il percorso ad ostacoli di Renzi nel cammino verso la legge elettorale, cioè quando alla fine deve superare chi è Rottweiler, non lo diciamo, ce ne sono tanti. Sono i famosi rosiconi dell'altro giorno, del secondo notizio del giornale. Certo, vabbè, però Roberto, il giudice stamattina è arrabbiatissimo, un po' perché la Ivanovic ha perso anche la pennetta, aggiungo io, agli Australian Open. Esatto, è stata una notte veramente di perdite importanti agli Australian Open, sia la pennetta che la Ivanovic, le nostre preferite di questo torneo, ma soprattutto c'è questo rischio ormai incombente di perdita da parte dell'Inter di Freddy Guarin, lo scambio Guarin-Vucinic. Marco, sono più preoccupato dal fatto che prendiamo Vucinic, cioè mi mette più ansia quello. Allora, per chi non fosse avvezzo alle questioni del calcio, Guarin è uno forte dell'Inter, un centrocampista dell'Inter, titolare, mentre Vucinic è una riserva della Juve. Questa è la cosa. Però è forte. Fino a ieri, verso il primo pomeriggio, sembrava fosse pronto uno scambio alla pari. Cioè io ti do Guarin e tu mi dai Vucinic. Esattamente. È come, non so, in uno scambio tra i Beatles e Rolling Stones, se i Beatles dessero Ringo Starr, ma neanche Pete Best, quello che è andato via, e in cambio ottengono Keith Richards, che fa anche un altro mestiere, fa il chitarrista. Certo. In uno scambio PD-PDL, come se il PD desse, non so, Matteo Renzi e il PDL, non so, da Bondi. Ho capito. Però... scambio del Monopoli, ti danno Parco della Vittoria con tre case, sì? E ottieni Via Accademia con una. Vabbè, scambio di libri, non so, ti do un libro di Moccia, tu me ne dai uno di Jonathan Franzen. Vabbè, cioè non so, Marco, l'hai presa bene. In una legge elettorale. L'hai presa bene, Marco. Il sistema spagnolo tu mi dai in cambio l'Italicum, cioè per dire, no? Vabbè. Però non deve prendersela così, no. Giusto. Allora, cosa è successo nel pomeriggio? La levata di scudi. La levata di scudi. I da tifosi. Fiorello. Dalla curva nord a Fiorello, Severgnini, la rete, tutti i tifosi dell'Inter. Inveleniti, infatti, poi un sondaggio della Gazzetta diceva: chi ci guadagna tra i due? 85. Ma certo, è una riserva quello là. Ho capito, giudice, poi, ma lei deve essere imparziale. Marco, il giudice è imparziale. Marco, lasciami dire due cose. Una, già quando hai lanciato la petizione online, no? Per non mandarlo al Chelsea. Ripeto, l'Inter è una squadra che ha mandato via Ronaldo, Ibrahimovic, Vieri e tanto altro, Roberto Pirlo. Baggio. Quando ha mandato via Ibrahimovic, incidentalmente tutti pensavano fosse uno scambio non alla pari con Eto'o, ha vinto con tutto. Così. E quindi si può fare Roberto. Si fa meno di Ronaldo, si fa meno anche di Guarin. Bravo Roberto. Il problema è Vucinic. Sì, no. L'altra cosa è che magari stavolta va bene a noi. Che quando abbiamo dato via nostre riserve, vedi Pirlo, Seedorf, eccetera, è andata bene ad altri. Magari stavolta va bene a noi. La condanna per i dirigenti dell'Inter è, visto che evidentemente non sanno farla, perché gente che non va a fare la spesa, perché sennò ma capito, Marco, spero tu non l'abbia scoperto oggi, Allora, evidentemente è chiaro che c'è un piatto, un prodotto che vale di più, l'altro che vale di meno. Allora, e qual è la condanna? Le trattative verranno condotte dalle loro mogli direttamente, perché è evidente. È evidente che non sanno avere a che fare con i prodotti che sul inqualificabile carico. Il giudice quest'oggi, ne scuso. No, viva luna nera. Veniamo domani. Ci vediamo domani. Noi siamo quasi in chiusura, però vediamo ancora alcuni.